L'8 settembre è la giornata mondiale dedicata da ormai 71 anni alla fisioterapia, con l'obiettivo di avvicinarla ai cittadini quale strumento di salute e di benessere. Nel 2022 più di 40.000 le prestazioni erogate dagli specialisti della ASL BAT. Vediamo. L'8 settembre ricorre da ormai ben 71 anni la giornata mondiale della fisioterapia, che ha l'obiettivo di avvicinare questo settore medico ai cittadini, facendo loro comprendere l'utilità dello strumento per la salute e il benessere della popolazione. Al centro di questa edizione l'osteoartrosi e le malattie reumatiche. Circa 150 patologie classificate, malattie degenerative, infiammatorie, autoimmuni, sistemiche e dismetaboliche, che incidono in maniera significativa sulla qualità di vita del malato. Malattie che richiedono proprio un intervento precoce e immediato della fisioterapia. Nella ASL della sesta provincia pugliese, in questi primi 8 mesi del 2022, sono state oltre 40.000 le prestazioni fisioterapiche, logopediche, educativo-riabilitative e le visite specialistiche erogate dal Dipartimento di Riabilitazione presso le varie sedi dislocate sul territorio. Anche quest'anno, in occasione del 71° anniversario dalla sua fondazione, la World Physiotherapy promuove la Giornata Mondiale del Fisioterapista, con l'obiettivo di rappresentare l'importanza del lavoro dei fisioterapisti di tutto il mondo a tutela e promozione della salute della popolazione. Il fisioterapista, secondo un moderno approccio biopsicosociale, partecipa alla presa in carico globale degli assistiti attraverso un intervento mirato alla rieducazione delle problematiche legate a condizioni disabilitanti dell'età adulta o dell'età evolutiva, e promuovendo un ingaggio diretto e una partecipazione attiva del paziente all'interno del suo percorso di cura, in maniera da assicurare l'aderenza al trattamento e la capacità di self-management nelle condizioni di cronicità. Il Dipartimento di Riabilitazione offre una risposta riabilitativa ai bisogni di salute di tutti i cittadini del territorio provinciale, articolandosi capillarmente su tutto il territorio, avvalendosi del contributo di team multidisciplinari composti dalla figura del medico specialista in riabilitazione, dallo psicologo, dal fisioterapista, logopedista, educatore professionale e dalle figure di assistenza sociale e OS. Il Dipartimento di Riabilitazione offre una continuità riabilitativa lungo il percorso di presa in carico dell'assistito nella transizione tra le diverse unità operative, ospedale e territorio, nonché offre una risposta di tipo ambulatoriale, domiciliare e semiresidenziale.